Siamo dunque allo sport, ripartiamo dal Corriere dell'Umbria, esattamente da Perugia. Parla Santo Padre, col Cesena, il mio grifo più bello, però la classifica non mi piace. Drolet, dice Santo Padre, mi ricorda Cuadrado, Bisoli ragiona come me, mai più arbitri isterici, mio figlio si applica con umiltà. E poi da Terni, Fere, parla Longarini, chiusa una brutta parentesi. L'amministratore dice Toscano è scappato e chi fugge ha torto. Cozzella, primo degli anarchici, nessun problema con i procuratori di Avenatti. Andiamo a Foligno, cambiano i suonatori ma la musica è la stessa. Giocatori e società nel mirino dei tifosi, anche se qualcuno guarda avanti. Ripartiamo, dicono i tifosi, da Gavorrano. Ci sono le squalifiche, sono davvero tante per il giudice sportivo, sia in eccellenza che in promozione, prima categoria e seconda categoria. C'è anche la squalifica per un giocatore che ha minacciato l'arbitro con la bandierina, sfidandolo a fare a pugni via dal campo per 100 giorni. Gubbio, ieri giornata di Coppa, avanti al Bernicchi, Marianeschi gela il Castello, il turno preliminare termina 2-1 per i rossoblù. Il commento di Maggi, che applicazione, faremo molto bene. E poi ancora dal Corriere dell'Umbria, non di calcio parliamo ma di volley, Sir Safety Conad in salute, buona la prima con il Siena, buon pubblico all'esordio al Pala Evangelisti per 3-1. Che è davvero incoraggiante. Andiamo al giornale dell'Umbria, parla sempre Santo Padre, siamo a Perugia, credo molto in Drolet, mi ricorda Cuadrado. Cosa manca alla rosa? Per ora nulla, poi a gennaio staremo a vedere. Terni, Longarini ne ha per tutti, Toscano ho spinto per dargli un'altra chance, ma l'ha sprecata e su Cozzella dice puntava sempre sugli stessi nomi. Dal calcio giocato e quindi di Coppa, dal Castello sbuca il Gubbio perché ieri il Gubbio ha violato il Bernicchi per 2-1, i rossoblù hanno superato il turno preliminare. KO interno invece per Spoleto che è stato beffato nel finale perché Voluntas Spoleto Virtus Flaminia è finita 2-3. L'Angelana, e siamo tra i dilettanti, piazza il colpo, espugnato il San Girolamo. E poi parliamo di Volley Superlega, la squadra di Castellani piega Siena in amichevole, ottime prove in attacco per l'opposto greco e lo schiacciatore americano. Andiamo alla Nazione, il suo inserto sportivo da Perugia parla Santo Padre, il mio grifo presto risalirà, il lavoro ripagherà Bisoli e poi la Ternana, Longarini a un fiume in piena, Toscano chi fugge ha sempre torto. In Serie D Bartolini carica il Foligno, brutto avvio, rilanciamoci e poi ieri la giornata di Coppa con Città di Castello Gubbio che finisce 1-2, il titolo è Magia di Marianeschi, il Gubbio passa al Bernicchi. Parliamo di volley, la Sir Safety strappa applausi, ottimo test contro l'Emma Siena, finisce 3-1 per la Sir Safety e poi per il basket Coppa Umbria la Pontevecchio non sbaglia e festeggia, Pontevecchio 78, Foligno 54. Chiudiamo con il Messaggero da Perugia, visto il grifo più bello, basta arbitri isterici. Grande partita con il Cesena, dice Santo Padre, rivisto il clima della C1 per la promozione e su Bisoli dice umiltà, lavoro e passione. Bortolussi e Marianeschi, Gubbio passa a Città di Castello nella giornata di Coppa 2-1 e poi da Foligno Pandalone richiama la squadra, gruppo a rapporto dal DG con Arcipreti e Battistini, Bartolini rilancia, stiamo sereni e vedrete che faremo bene. Era l'ultima notizia per questa rassegna stampa che si chiude qui. Vi ricordo l'informazione in tempo reale sul sito www.trgmedia.it e poi dalle 19 i TG serali. Grazie per averci seguito, buona giornata.